Lei era sicuramente preoccupata molto perché non avendo un lavoro da dipendente, è preoccupata che il lockdown, al di là dei soldi che le sono mancati durante il lockdown, era preoccupata molto anche del futuro. Simona Bimbi, la donna di 46 anni, scomparsa nelle scorse ore da Forcoli in provincia di Pisa. Negli ultimi tempi era ossessionata da questa situazione di lockdown. Aveva investito parte delle sue risorse nell'apertura di un asilo nido che con il Covid si era fermato ai nostri microfoni. L'ex marito con il quale ha mantenuto ottimi rapporti. Io non so che cosa le sia scattato nella testa, se legato al nostro rapporto, legato a problemi del lavoro, legato a suoi problemi personali. Però io credo che tutto si possa risolvere, come generalmente abbiamo cercato di fare anche nel passato, no? A parte alcune cose che poi hanno portato alla separazione. La donna, lo ricordiamo, è uscita di casa mercoledì mattina, vive insieme a due figlie, alle quali, dice il padre stesso, non ha mai fatto mancare niente e che adesso vivono ore terribili. Le figlie stanno vivendo ora un momento drammatico, perché non sanno più se la madre la rivedranno, se la rivedranno, quando la rivedranno. La stanno affrontando in un modo anche molto apprezzabile, perché non è che piangono tutto il giorno, sono ferme e sono convinte probabilmente nel loro cuore che la madre ritornerà. Quantomeno si attaccano a questa speranza qui. E anche per tutta questa giornata sono continuate le ricerche nella zona della Valdera con una comunità che ha appeso le sue foto ovunque. Le ricerche proseguono, c'è anche un elicottero in volo che ci consente di visionare dall'alto il nostro territorio, in primo luogo per cercare di individuare l'automobile della signora. Allora, noi si è fatto il giro da Casciana Terme. Preso un attimo un'altra volta. Prego. Brandini. Una comunità che in questi giorni è stata con il fiato sospeso. Speriamo che tutto vada bene e non gli dico altro. Mi dispiace per la famiglia perché in questo momento siamo tutti vicini a lui. Speriamo che vada bene, che sia tutto a posto e che non ci sia cose brutte, diciamo. Che venga trovata al più presto. Ex marito che partecipa attivamente a tutte le ricerche. Noi abbiamo fatto per giorni ricerche ovunque che non hanno dato nessun esito. Io onestamente non lo so.